storia ci insegna che anche gli aristocratici, quando non sono contenti del governo, hanno la possibilità di scendere in piazza e di ribellarsi. La storia ci insegna che possono diventare molto pericolosi per tutti quei governanti che non ascoltano le proteste del popolo. Siamo nel 1459 e la rivolta di cui stiamo parlando è la rivolta dei baroni, una rivolta che vede la nascita di una maledizione che potremmo chiamare la maledizione dell'amore perduto, o meglio, forse potremmo chiamare la maledizione dell'amore incompiuto. Sì, perché una donna innamorata di un soldato della fazione opposta apre le porte del castello e fa entrare l'esercito nemico, ma quel soldato l'ha ingannata. Non è innamorato di lei, la rifiuterà lasciandola nella vergogna. Stiamo parlando di Castellammare di Stabia e questa è Brevi Storie in Viaggio. Bentornati, ciao a tutti, cari viaggiatori del mistero, i miei pirati sempre alla ricerca di tesori misteriosi. Lo avete capito, io sono Luigi Giuva, questa è Brevi Storie in Viaggio, benvenuti sulla tradizione antica. Di cosa ci occupiamo oggi? Oggi ci occupiamo di un castello che è un castello tra i più belli italiani ed è anche un castello molto antico. Con la nostra macchina virtualmente ci rechiamo a Castellammare di Stabia, dove incontriamo una storia insieme al castello ricca di eventi e ricca di guerre. Il castello è situato a circa 100 metri d'altezza sulle pendici del Monte Faito, tra le attuali frazioni di Pozzano e di Fratte. Non esistono dati certi sulla data della sua costruzione. Alcuni studiosi collocano il castello in epoca angioina sotto il regno di Carlo I d'Angiò e per questo motivo erroneamente per anni la struttura è stata chiamata Castello Angioino. In realtà questa ipotesi è scartata dato che in quel periodo la struttura esisteva già, così come è stata scartata anche l'ipotesi di una costruzione del castello come roccaforte voluta da Federico II di Svevia, il famoso Barbarossa, perché in un documento viene nominato come Castrum Mastris de Surrento e viene definito come una struttura che necessita di urgenti lavori di riparazione, ergo non può essere stata costruita in quel periodo. L'ipotesi più accreditata dagli studiosi è che il castello fu voluto dal Duca di Sorrento come posto di guardia che preservasse i confini del suo territorio. Considerate che si hanno notizie storiche del castello chiamato Castello da Mare in un documento del 15 novembre 1086. Il castello ha una struttura trapezoidale costruito intorno a tre torri unite da bastioni di mura. È un castello piuttosto grosso che, come vedremo nei secoli, verrà ristrutturato più volte per poterlo ampliare, per poterlo adattare alle nuove esigenze dei vari proprietari. Il castello, voluto appunto dal Duca di Sorrento, prese ben presto popolarità, tanto che al suo interno venne costruito un duomo, una chiesa, e vennero costruite tutta una serie di abitazioni per ospitare la nobiltà che vi faceva visita. Ricordiamo che il castello fu visitato anche da un personaggio illustre, Giovanni Boccaccio, residette nel castello per un periodo. Nell'ottobre del 1459 il castello fu ceduto a Giovanni II di Lorena e nel 1461 resistette all'attacco che venne sferrato da Antonino Piccoliminni, duca di Amalfi.
con l'avvento di Alfonso II d'Aragona nel 1470 il castello assunse quella che è la conformazione definitiva e all'inizio del XVI secolo fu costruito il rivellino sul quale venivano posizionati i cannoni. Ovviamente, essendo una fortificazione militare, le varie ristrutturazioni comprendevano anche gli ammodernamenti necessari per introdurre le nuove armi che in quel periodo diventavano sempre più popolari e sempre più necessarie ai possidenti terrieri per difendere il loro territorio, in questo caso le armi da fuoco, considerate l'artiglieria pesante come i cannoni, appunto. Quando il castello divenne parte del feudo dei Farnese, divenne anche sede di una guarnigione di soldati mercenari e nella base del torrione venne costruita una prigione che è chiamata la Papiria. A partire dal XVIII secolo, quando perse la sua funzione difensiva, il castello fu abbandonato e, come purtroppo accade, poco alla volta andò a trasformarsi in un rudere. Agli inizi del XX secolo il castello divenne proprietà del marchese Ala Ponzone di Verona. Nel 1930 il rudere era ormai ridotto alle sole torri e al muro perimetrale e venne iniziato un primo tentativo di ristrutturazione, perché l'interno era completamente crollato. Fu venduto a Edoardo De Martino, che diede appunto l'anno successivo all'acquisto l'inizio ai lavori di l'anno successivo al 1930, quindi siamo nel 1931, diede inizio ai lavori di ristrutturazione, un progetto che ha visto coinvolte anche il soprintendente dell'arte medievale e moderna per la Campania, Gino Chierici. I lavori terminarono dopo alcuni anni, tanto che Edoardo De Martino era venuto a mancare e il figlio Salvatore si è occupato di portare avanti questi lavori. Durante il restauro si cercò di mantenere per lo più le stesse linee originali del castello, cercando di riportarlo a quello che era il suo antico splendore. Durante la Seconda Guerra Mondiale il castello venne occupato dalle truppe inglesi e subì tutta una serie di danni che vennero quindi restaurati a partire dal 1956. I lavori di restauro dovuti ai danni della Seconda Guerra Mondiale durarono ben 12 anni. Oggi il castello è una proprietà privata, non visitabile al pubblico, ed è invece utilizzato come location per eventi, matrimoni. Ma quindi, qual è la storia paranormale che si cela dietro al castello di Castellammare di Stabia? Beh, questa storia è una storia davvero molto triste, ma prima di raccontarvela io voglio dirvi chiaramente: se vi piace il video mettete un like, iscrivetevi al canale, fatelo con la campanella in modo da rimanere aggiornati sui contenuti. Per iscriversi è molto facile, andate lì sotto sulla filigrana, cliccate sulla filigrana del canale, vi si aprirà il tasto iscriviti. Cliccate sul tasto ed ecco fatto, siete della tradizione antica anche voi. Andate a visitare anche la nostra pagina Facebook e seguiteci anche su Instagram. E 24 ore, mancano soltanto 24 ore per l'approdo della tradizione antica su Telegram. E proviamo quindi a capire che cosa è successo, quale leggenda sinistra si nasconde dietro le mura del castello di Castellammare di Stabia. Nel 1459, lo dicevamo nell'incipit di questo video, la nobiltà era assolutamente scontenta delle innovazioni portate dal nuovo sovrano del territorio, Ferrante I d'Aragona. Il castello era difeso dalla guarnigione di Gaiardo. Scoppia una rivolta, gli aristocratici sobillano il popolo e tramite le loro fazioni e i loro conoscimenti iniziano ad attaccare il castello, ribellandosi contro il potere costituito. La conosciamo come la congiura dei baroni, una congiura che
ebbe la vittoria sulla roccaforte del castello di Castellammare di Stabia, ma non ebbe la vittoria definitiva su Ferrante d'Aragona. I baroni erano guidati da Giovanni d'Angiò, che stava quindi assediando il castello. Ed è proprio durante questo assedio che si consuma la tragedia, ovvero una donna, una baronessa che faceva parte degli abitanti del castello di Castellammare di Stabia, era perdutamente, follemente innamorata di uno dei soldati di Giovanni d'Angiò, e si mette d'accordo con lui. Lui le dice che se la guerra fosse finita, allora avrebbero potuto stare insieme come una vera coppia, avrebbero potuto fuggire insieme. La donna quindi si lascia convincere ad aprire nottetempo le porte del castello, una specie di cavallo di Troia, se vogliamo, questa relazione d'amore che conduce le truppe del Dangiò ad entrare nel castello e ad espugnare la roccaforte. Ma quando la donna va dal suo amato per fuggire insieme a lui, viene rifiutata e ripudiata pubblicamente, un'onta gravissima che le ricadrà addosso. La donna entrerà in depressione, si ammalerà di depressione e col tempo si lascerà andare fino al suicidio. Nel castello di Castellammare di Stabia voci urlano durante la notte, urla inquietanti, pianti a dirotto e inconsolabili, e più di una volta in diversi locali del castello, soprattutto vicino alle porte d'ingresso, è stata vista la figura di una donna vestita di un abito color porpora che sembra rimanere lì in attesa di qualcuno che non arriverà mai. La dama porporina è proprio lei, l'apparizione che si dice essere presente nel castello di Castellammare di Stabia. Ovviamente non esistono assolutamente delle documentazioni storiche che ci dicono che Giovanni d'Angiò riuscì effettivamente ad espugnare il castello grazie all'aiuto di una baronessa presente al suo interno. Nessun documento storico cita questo episodio, ma sappiamo che i miti e le leggende entrano a volte a far parte della cultura ben più della storia. Questa dama è stata, come detto, più volte vista, non solo, ma quelli che hanno avuto l'occasione di entrare nel castello, proprio grazie agli eventi che vi vengono organizzati, dichiarano di aver sentito le urla, di averne sentito i pianti, alcuni dichiarano di averla vista, e non solo, alcune persone passando per quella che è la porta di accesso principale al castello hanno detto di essersi sentite toccare con un tocco delicato come quello della mano di una donna. E questa quindi sarebbe la storia che si cela dietro al castello di Castellammare di Stabia, che dal 1459 giunge fino a noi con questa leggenda sinistra, che più che paura direi che mette una profonda tristezza per questa donna ingannata dal suo stesso mal d'amore. Che dire di più? Avete ancora 24 ore, vi ricordo questo, avete ancora 24 ore per ordinare il mio libro attraverso il pre-order, La pedagogia criminale. Importante farlo, perché per sole 24 ore ancora avrete diritto al 20% di sconto di copertina sul libro. Dopodiché il mio libro sarà disponibile in libreria a prezzo pieno. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi mando il mio solito bacione, un abbraccio di cuore a tutti quanti voi e ciao a tutti, alla prossima!